Adesso il volley per la Emma Villa Sobei Siena, vittoria al torneo Spirito di Squadra di Gubbio. I ragazzi di Coach Montagnani vincono per 3-0 in finale contro Taranto, un antipasto in vista dell'inizio del campionato che esalta i tifosi bianco-blu. Lorenzo Agnelli. La Emma Villa Sobei Siena mostra una buonissima pallavolo sul Taraflex di Gubbio. Vince 3-0 contro la Prisma Taranto e si aggiudica il torneo Spirito di Squadra. Molto buoni i numeri della squadra di coach Paolo Montagnani, che termina l'incontro con il 55% in attacco, con il 42% di positività in ricezione, con un computo favorevole di 10 murate vincenti contro le 3 degli avversari e con 6 ace. Un antipasto perfetto per l'inizio del campionato, che vede la squadra senese esprimere un ottimo gioco e di fatto mettere in campo una prova generale della stagione che l'aspetta. Siamo felici, soprattutto perché siamo stati in campo tanto, ieri ancora di più di oggi, e sicuramente siamo contenti con la vittoria. Comunque è un trofeo, quindi vincere è sempre bello. In realtà la partita all'inizio non era subito perfetto. Abbiamo subito due serie, poi anche il terzo set, non mi ricordo bene, abbiamo subito 2-3 punti subito, però bravi a recuperare, a credere nella nostra qualità, e dopo è venuto fuori una bella serie, secondo me molto bella, fa tutto ancora da migliorare, ma il gioco, secondo me, siamo visto un bellissimo gioco, ci siamo divertiti, dai, c'erano tanti sorrisi. Intanto sale l'attesa per l'ultimo test match, quello stellare di mercoledì al Palaestra contro la Sirzetti Perugia. Mercoledì sarà una bella partita, giochiamo contro una squadra di altissimo livello che si è costruita per vincere il campionato, quindi ci darà ancora un'altra prova per vedere a che punto siamo, cosa possiamo migliorare ancora, e tutte queste partite ci danno qualcosa, come ho detto prima, no? La consapevolezza è quello che sta andando bene, quello che possiamo migliorare, quello che è la squadra nostra. Mercoledì sicuramente, come detto, sarà una bella prova, anche a casa, col campo pronto, con tutto pronto per iniziare questa nuova stagione che si avvicina, e non vediamo la